Addio al re dei wafer, artefici di una delle storie di maggior successo dell'economia altoatesina ed italiana. Armin Lohacker è morto all'età di 78 anni. Quando è nato, nel 1940, l'azienda di famiglia, fondata nel 1925 dal padre Alfons, era una piccola pasticceria regionale con sede nel centro di Bolzano. Entrato in azienda nel 1958 dopo alcune esperienze all'estero, assieme alla sorella Christine, Armin Lohacker l'ha sviluppata in un big player del settore conosciuto a livello internazionale. Figlio innovatore e lungimirante del fondatore, lo ricorda la Lohacker con una nota: Armin è stato una colonna portante dell'azienda. La sua mente aperta e la sua concretezza hanno contribuito a gettare le basi per l'impresa di successo che è diventata Lohacker Mondiale. Per lui Lohacker non era solo un nome, il suo nome. Lohacker era la sua vita, e ci si è dedicato anima e corpo giorno dopo giorno per oltre 60 anni. L'azienda, che conta oltre 1000 dipendenti con un volume d'affari di 330 milioni di euro, viene oggi guidata dai figli di Armin, Andreas e Martin Lohacker, e dal nipote Ulrich Lohacker. La qualità era la sua missione. Nulla che non fosse naturale o accuratamente selezionato poteva entrare nelle sue ricette. Solo se utilizzi cose buone, potrai ottenere cose buone, è la citazione che da sempre accompagna il suo operato e anche il nostro, racconta il figlio Andreas, vicepresidente del CDA. Oltre ai due stabilimenti produttivi, uno ad Auna di Sotto, sul Renon, sopra Bolzano, e l'altro ad Infels, in Austria, nel Tirolo dell'Est, Lohacker gestisce anche 7 Lohacker Stores. Nel 2017 sono stati prodotti complessivamente 876 milioni di pezzi, esportati in oltre 100 paesi. Tra quelli che consumano più wafer Lohacker, alle spalle dell'Italia, a sorpresa, si piazzano l'Arabia Saudita e la Corea del Sud. Punto con Armin Lohacker perdiamo uno dei pionieri della nostra economia, ha dichiarato Federico Giudice Andrea, presidente di Assoimprenditori Alto Adige, che lo scorso anno ha insignito Armin Lohacker assieme alla sorella Christine Benelli Lohacker del premio La Vita per l'Economia. Proprio la sua volontà di investire su Alto Adige e di crescere sui mercati internazionali puntando su qualità e innovazione continua, ha aggiunto Giudice Andrea, ha fatto di Armin Lohacker, assieme alla sua famiglia, uno degli imprenditori guida del nostro territorio.